Buonasera da Torino Cronaca, ci troviamo qui alle mie spalle c'è la caserma dei carabinieri di Via Valfredo, dove pochi minuti fa è uscito il presunto autore dell'omicidio di Massimo Lodeserte, l'uomo di 58 anni che questa mattina è stato ritrovato senza vita in una cantina di un palazzo di Via San Massimo, a due passi dalla Mole Antonelliana. Un omicidio che è avvenuto in base ai primi accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri di Torino a martellate. Massimo Lodeserte è stato ritrovato intorno alle 10 di questa mattina dai militari in una cantina di uno stabile di via San Massimo numero 33. Il suo corpo senza vita era coperto da alcune masserizie. Appunto, per questo omicidio è stato fermato un uomo di 58 anni che è stato interrogato fino a poche ore fa qui in caserma e poi è uscito accompagnato dai carabinieri, il presunto autore dell'omicidio.